sorriso che non mi sono mai riuscito a strappare dalla faccia. Sorriso da furbo, da fallito. Come? È un personaggio, un pittore, interpretato da Sergio Castellitto, che improvvisamente viene a sapere che stanno santificando la madre. E questo diventa un complotto contro di lui, nel senso che una serie di persone, di familiari, tentano di convertirlo affinché anche lui, con la sua conversione, contribuisca a realizzare questo progetto. Ma cosa sta dicendo? Sta dicendo delle cose serie. Per far mercato degli affetti più cari. È ignobile. Ma è un buffone di professione o sta delirando? Buffone a me? Io la sfido, se non è un vigliacco. Un film introspettivo, abbiamo detto, dove si parla di religiosità, ma forse sarebbe meglio dire si parla del proprio io in questo mondo, diciamo, ormai disarmante. Ma questo film non è contro la religione. Critica certi aspetti esteriori, ipocriti, dell'istituzione religiosa, che è ben diverso. Cioè, chi si serve della religione per un problema di potere, per delle vicende che con la religione non hanno niente a che vedere. Nome del padre? Destra. Nome del padre? Destra. Nome del padre? Del figlio? Del... aspetta. Nome del padre. Spirito. Ah, bravo, spirito. Santo. Amen. Mancia. Per quale motivo questo film ha suscitato le ire della CEI? Ci sono... In un momento di ira, di disperazione, un personaggio pronuncia due bestemmie. Queste bestemmie però non sono contro la religione, ripeto. È l'espressione, l'urlo disperato di questo personaggio che usa queste parole proprio perché è stato educato così, proprio perché quest'uomo si sente abbandonato dall'umanità e disperato nella sua vita. Ecco. Grazie e in bocca al lupo per Cannes. Speriamo bene.